Ciao amici e benvenuti nella mia cucina. Come già sapete, ho sfidato Chef Nunzio con la pasta e fagioli. La pasta e fagioli è un tipico piatto della cucina classica veneta. Tante regioni l'hanno rivisitata, però io quello che andrò a fare oggi sarà la vera pasta e fagioli padovana. Voi vi chiederete chi sarà il vincitore di questa sfida? Chef Nunzio o Laura? Vi mostro gli ingredienti. Primo ingrediente, i fagioli borlotti. Io li ho presi freschi stamattina, potete usarli anche secchi, solo che ad avere l'accortezza di metterli a bagno la sera prima. Sarà una pasta e fagioli ottima comunque, però in questo caso io li ho presi freschi. Gli altri ingredienti sono le verdure. Le verdure che sono la cipolla, il pomodoro, il sedano, le carote e la zucca. La patata io non la uso perché so che in varie ricette c'è anche la patata, ma non la uso. Uso un pezzettino di zucca, non tanta. Lascerò poi gli ingredienti nell'info box, le quantità. Un'altra cosa importante nella mia pasta e fagioli è che è il mio ingrediente segreto, sono le costine. Le costine di maiale. Ci metto anche due costine perché danno sapore. Se volete un sapore un pochino più corposo, ne mettete tre. E un'altra cosa importante nella mia ricetta, uso la pentola di terracotta, dove mantiene un sapore ottimo, meglio che in una pentola di alluminio, però se non l'avete non ha importanza, la fate in una pentola normale. Con questo ho concluso gli ingredienti. Vi faccio vedere la ricetta, lasciandovi con un ciao belli! Metto i fagioli nella pentola. Ci aggiungo le verdure tutte tagliate. Metto anche le costine, se la volete più saporita mettetene pure anche tre e passo la pentola sul fuoco. Ci aggiungo il dado, quello che sto usando io, il dado vegetale che trovate nelle schede qua sopra, è un dado che ho fatto io e la ricetta appunto è nelle schede. Ci aggiungo un po' di sale, portate in ebollizione per circa un'ora e mezza, io l'ho fatta bollire anche 2 ore. A metà cottura tirate fuori i fagioli e le costine, i fagioli li potete mettere nel piatto quando servirete la pasta e i fagioli, le costine le potete mangiare così come sono. A questo punto col mini pinner frullo tutto le verdure e i fagioli rimasti e la faccio diventare una crema. Come pasta ho usato i ditalini rigati, però potete usare anche degli spaghetti spezzati, delle tagliatelle, lì va a gusto personale. Questa è la crema di fagioli, l'ho servita con dei crostini o un po' di pepe, voi se volete anche potete metterci del parmigiano grattugiato e un filo d'olio che qui non ho messo, è venuta buonissima! Invece questa è la pasta e fagioli dove ho usato i ditalini e anche qui del pepe, qui il formaggio grana l'ho messo e anche un filino d'olio non ci sta male.
Ecco qui la mia pasta e fagioli padovana. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, al canale di Chef Nunzio che lascio il link in descrizione qua sotto e vi saluto con ciao belli!